Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. La scorsa volta ho ricominciato il gioco partendo con il capitolo di Nathan o Andrea, che dir si voglia. Dato che mi sono chiamato Andrea, sarebbe giusto chiamarlo Andrea, e ho fatto dopo invece quello di Luna. Quindi oggi andiamo con Luna, cominciamo con lei, e quindi praticamente riprendiamo dalla storia dove abbiamo lasciato l'episodio di ieri, di Usapion. Riprendiamo direttamente da lì. Puoi cambiare quando vuoi, ma non ti preoccupare, ci facciamo tutto quanto il capitolo con Luna prima. Piccolo, sarai la creaturina più felice al mondo. Guarda lassù, oltre le stelle. Lassù è pieno di cose da scoprire. E tu sarai primo a vederle da vicino. Sarai i miei occhi nello spazio. Mi chiedo a quale anno ci sia su Yo-Kai Watch. Perché sembra che sia una tecnologia molto avanzata quella che vuole usare il professor Volalt. Il dottor Volalt, quindi vorrei capire in che anno siamo. Volalt. Bravo, sveglia, dormigliona. Svegliati, Luna! Buongiorno, Usapion. E buonanotte. Si mette a dormire. Alzati adesso, dobbiamo trovare Volalt! Non c'è fretta, devo comunque fare colazione. Ed hai intenzione di farla mentre dormi? Alzati, now! Nau? N-A-U? Un razzo pieno di speranza. Ma perché razza sta a indicare una razza umana o una razza di bovini e razza sta ad indicare l'animale marino? Perché usare un altro tipo di Z con razzo e razzo cambia molto il significato della parola? Quindi si legge razzo o razzo. È un pensiero che mi ha attanagliato da sempre, da quando usai il titolo Un razzo per Usapion su Sushi. Andandomi a rivedere l'episodio mi sono accorto che ho detto razzo, ma si dice razzo o razzo? Potrebbe cambiare tutto quanto questo. Ora sono pronta. Era ora. Ma prima controlliamo l'oroscopo. Non mi dire che credo all'oroscopo. Uno dice a cosa serve le stelle? Che ti frega che serve le stelle? Non serve comunque sia per l'oroscopo. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo andare. Non sappiamo neanche dove cominciare a cercare. Ma te l'ho detto ieri, si trova all'ospedale di Valdoro Centro. Non puoi mica fidarti di quel che c'è scritto su internet. E c'ha ragione. C'ha molta ragione. E invece tu cosa avresti trovato, eh? Vabbè, io... Oh, leggi il mio oroscopo Usapion, è fantastico. Oggi andrà tutto per il meglio, fidati di me. Non che abbia altra scelta, anche se non c'è da fidarsi degli oroscopi. No way. Allora andiamo. Valdoro Centro, stiamo arrivando. Questo è un bel capitolo davvero. Mamma, hai cucinato da ieri? Me lo sto chiedendo. Il vicino mi ha dato delle bellissime cipolle. Il vicino ti sta facendo delle avance, non so se te ne sei accorta, comunque sia. Dove vai? Non che mi importi più di tanto. Questo telecomando, siccome non si può prendere, se no te lo tirerei in testa. Maledetto. Ma... ah, ok, no, forse nostro padre esiste allora. Però comunque sia, sempre che vicino fa delle avanze a nostra madre e non va bene. Ok, Fiammocchio è wonderful. È wonderful. Va bene. Oh, signore? E tu hai un odorino niente male, è un profumo di... un odorino, ma un... perché odorino? Mi ricorda lo sciroppo nero, quello che si dà agli insetti? Sei bellissima come sempre, ti brillano gli occhi. Mi ricordi tanto una bambola d'oro, ha ha ha. Ecco Fiammocchio, ma per il momento non ci serve. Anche perché Fiammocchio ci fa recuperare i punti degli yokai e ci fa salvare. E anche appunto cambiare le medaglie che abbiamo... nel medaglio, ma per cambiare appunto i componenti della squadra, che comunque sia ci servirà più avanti, non ci preoccupiamo per il momento.
In ogni modo, ecco qua, Col di Brezza. Noi abitiamo a Col di Brezza perché nostro padre è ricco, c'ha i big money. Vediamo un po' come arrivare a Valdoro Centro. Attraverso il tunnel Brezza di Mare arriveremo in un baleno galattico. Andiamo, let's go. Let's go. Dunque, sì. Ok, sapete, non ho idea se si può prendere dal terzo capitolo la bicicletta. Per il momento non si può, però si prenderà, penso, dal terzo capitolo. Oh no, qui no, ok. Quindi la prenderò subito, appena posso, via, subito da Chiabara o a Scintilla per prendere la biciclotta. E vai sul semaforo. Se no, dopo capita Omblu che mi distrugge. Hai attraversato col verde, beh, ovvio. Se rispetti le regole ti accadranno robe belle, puoi scommetterci. Sì, se lo attraversiamo per un certo numero di volte con... Ma cosa ho visto qui? Ah, era lui. O lei. Ti va di venire a correre? No. Sì, praticamente più attraversiamo col verde più ci capitano gli oggetti. Però è anche vero che se attraversiamo col rosso per 5 volte, 5 o 6 volte, arriva Homblu. E... ho intenzione di prendere Homblu. Però per prenderlo a rango E devo portare la squadra almeno a livello 20. Tutta a livello 20. Quindi penso che mi allenerò un bel po'. Eh? Quella non è Jessica? Quella G? Quindi insomma sapete già che metterò Homblu in squadra, eh? Vediamo un po' che vuole dirci Jessica. E qualche notizia importante per i Fresh Cool? Ehi, Luna! What? La conosci? Jessica è davvero gentile. Non ha problemi con le mie manie da fanatica? Siamo nella stessa classe della mia migliore amica. Capisco. Perché stai dicendo queste cose? Ma come mai sei qui? Stavo andando in ospedale, ma non ho controllato come arrivarci. Ah, tu ci sono Valdoro Centro e controllato. Intendi l'ospedale Fortuna? Basta salire quelle scale. Da questa parte. Signore e signori, vi prego di seguirmi. Sono una guida turistica più bella che abbiate mai visto, quindi ascoltatemi, tutti gli occhi a me. Quando è la pausa pranzo? Devo andare in bagno. Anch'io. Poverina. Hai perso tempo a fare la fighetta e quindi ora non sai come controllare i vecchietti. Allora? Ci sono! Attraverso quel parcheggio sotterraneo e ti arriverai nell'area sotterranea di Valdoro. Una volta risalito ti troverai nella zona dell'ospedale Fortuna. Davvero, grazie mille, Jessica! Ma figurati, fai attenzione! A presto, Jessica! Io posso capire che tu... va bene, vai da casa tua a scuola, però comunque sia la tua città la conosci. Visiterai qualche posto della tua città di tanto in quando. Quindi... insomma, Luna. Attenta! Che diamine! Che figuraccia! Ti avevo detto di fare attenzione. Sicuro di voler andare da sola? Sì, sto tranquilla. E poi non sono sola. Ciao. È vero, si può anche scivolare ogni tanto in Yo-Kai Watch. Non è sola? Non ti capirò mai, Luna. Però ti fai andare bene le sue manie da fanatica, come lo fanno... come lo fa un mio amico, il mio migliore amico, diciamo. Sì, perché diciamo, è il mio migliore amico. Che siamo, diciamo, fanatici insieme, ecco. Ok, siamo alla battaglia, che è una battaglia alquanto interesting, perché comunque sì, abbiamo dei nemici, niente male. Oh, Usapien non è carico. Ah, ok. Allora incantiamoli con lui. Vai, cos'è? Oh, yes, baby. Incantus Maximus. Tempur Obscuri Noctis. È morto pure lui. Morto, no, già è morto, quindi non conta. Dato che è già morto, non ha senso. Onigiri in foglia, gomma bon. Carperso! Sì! Vieni con noi, Carperso! Sì! Carperso!
Eccolo qua, un nuovo amico. Che poi se ne andrà comunque. Ci attenderanno altre sfide? Sì, già vedo altri yokai pronti a tenderci un agguato. Per punzecchiarci, ma no, noi vinceremo. Oh, lo prendiamo alle spalle e lo uccidiamo male. Accipicchia. Ma che diamino, Sapion? Però a car perso non è male. Stella danzante, ok, fra poco saliamo di livello. Oh, certo, Terrogo. Ma come, non vieni? Terrogo? Sì. No. Che bello. Facciamo amicizia. E qui ce n'è un altro? Non per ora. Ah, sta lì. Ma è veloce? Moneta arrugginita. Ah, è un altro car perso. Entriamo qui, che dovrebbe esserci, eccolo, qualcosa qui. Ah, un biglietto musicale. Però comunque sia, io combatto spesso, combatto perché devo assolutamente livellare. Abbiamo Dance. Social Bear al 20 si evolve. Però penso che per quando sta al 20 già l'ho levato. Ma c'era una cosa qui che mi sono sbagliato prima a vedere. Ok, niente, andiamo allora. Eh sì, usciamo. Oh, che bello qui, ragazzi! Accidenti, questo qui sarà un punto importante più avanti. A dire il vero sarebbe già importante adesso, ma lotteria. Compra un gratta e vinci, uno, via. Vediamo un po' che troviamo. L'hamburger. Hamburger, via, ho vinto un hamburger, signorina. Dia sesto premio. Il primo moneta Magnifex. Oh, chissà che si può trovare. Ok, questo niente, allora bisogna arrivare al do... Ma è... Ma l'ufficio postale Agnellino? Ma qui dentro, beh? Vediamo un po', se esco da qua dove arrivo? Ah, siamo proprio sopra. Ok. Qui da gelato? Salve. No, salve no, con quella, con quale voce poi? Più entusiasmo, signorina! Vabbè, andiamo dal dottor Volalt, se no ragazzi facciamo notte, facciamo. Però che bello. Oddio, io già sto pensando a quello che dovrà succedere in un certo punto del gioco. Mi prende male, ragazzi, davvero. A un certo punto del gioco bisogna aspettare, Mi prende il male davvero. Qui si può entrare? Apriti ora. Non ha funzionato, almeno ci ho provato. Luna, per favore. Fai la bambina seria. Perfetto, siamo davvero vicini all'ospedale. Ah, possiamo andare anche da qua sopra, che facciamo... Vicoletto. Non facciamo prima perché ci sono yokai da tutte le parti che sfideremo e distruggeremo. Bene, Vigorium Alpha e pezzo moneta una stella. E andiamo avanti. Oh, siamo arrivati praticamente. Qui c'è l'oggetto. Oh, già due pezzi di moneta una stella, ragazzi. Fra poco è pronta. Pronti, ospedale Fortuna. Vediamo di progredire, se no non finiamo più. Oh no. Eccoci qui. Sei sicura che qui troveremo Volalt? Sicuramente. O almeno spero. Fatti sotto. Vado a vedere se lo trovo. Dunque, vediamo. Dottor Volalt. Wow, è qui, è davvero qui. Nice, su Sapion, in che camera è? Qui c'è scritto stanza 201. Andiamo. Dottor Volalt, tra poco ti rivedrò. Sembra buono. Buono Undright. Ok. Dovrebbe essere qui allora. Salve, mi scusi. È qui dentro. Via di qua. Lasciami da solo. Luca Bottale? Ma siamo a un passo dalla fine. La prego, dottore, torni al laboratorio. Accidenti. Non c'è altro che possa fare. È stata una perdita di tempo. Non funzionerà. Il nostro razzo non arriverà nello spazio. Dottor Volalt.
Mi dispiace, Sarion. Devi essere molto scosso. Beh, quando i tuoi sogni vengono distrutti in questa maniera, il dottor Volt ha rinunciato a un suo sogno. Certo. Beh, Sapien, perché non realizzi tu il suo sogno? A che ti riferisci? A suo razzo! Se lui non è riuscito a costruirlo, possiamo farlo noi! Tu sei tutto sui razzi, non è vero? Beh, ho sempre guardato Volt mentre faceva le sue ricerche. Alright, d'accordo, lo farò io. Dottor Volt, ci penserò io a realizzare il tuo sogno. Farò un razzo galattico. Ti ricorderai di me e del nostro sogno. A proposito, c'è una mostra sullo spazio al museo del laghetto Zucca. Andiamo a vedere, potrebbero esserci informazioni sulla costruzione dei razzi. Andiamo! Yes, let's go! Però let's go era anche... O meglio, da noi era chiamato Let's Go l'anime sulle mini 4VD. Che a quel tempo, mamma mia, ragazzi... La città dove abito io, tutti quanti i ragazzini avevano quelle cavolo di mini 4VD. Facevamo anche i tornei ogni sabato. C'era un negozio di modellismo e organizzavo ogni sabato il torneo di mini 4VD con una pista tutta grande e bella. Fantastico, davvero bei tempi. Torniamo a Col di Brezza. Possiamo passare per Valdora Nuova. Di qua si va a nord, no? Nei pressi della Slot Kai di Monte Selvoscura. Slot Kai, cosa sembra interessante? Dovremmo andare al museo, anche se la Slot Kai sarebbe galattica. Però quindi... Ah, per forza al museo dobbiamo andare... Oh mio Dio. La macchina della Pula. Eccoci al museo, grande. Qui c'è Fiammocchio, c'è altro... Oh, aspetta, forse c'è uno strumento, sì. Colleziono tutto, colleziono al 100%. Ok, andiamo qui, dai. Dunque, c'è la mostra sullo spazio, no? Sì. Così, questo è il museo del laghetto Zucca. Guarda chi c'è, Luna. Lei è Chiara, mia compagna di classe, super ricca e super famosa. Beh, se abiti a Col di Brezza, Luna, pure tu non è che sei tanto povera, eh? E Marika e Claudia. Ciao. Certo che Chiara è qui. Questo posto è raffinato e sofisticato come lei. Che cos'è? Tu piuttosto, cosa ci fai qui? Non è mica un negozio di caramelle. Ciao. Scusaci, Luna. Adesso dobbiamo tornare a casa. Ci vediamo. Addio. Proprio così ce ne andiamo. Divertiti da sola. Addio. Stai attenta a non comportarti la stramba qui dentro. Sì? Con calma. E quelle che problemi hanno? Non lo so, Sapien. Beh, lei è super popolare dopo tutto. Loro due sono il suo seguito. Rimango sempre incantata quando mi passano davanti. Che hai detto? Che diamine! Tutto ciò che dice è da pazzi. Ora andiamo alla mostra. Sapio mi fa crepa. OMG, eccola la mostra sullo spazio. Andiamo subito alla sezione razzi. Razzi di carta pesta però. Eccola qui sopra. No, qui sotto. Quella mi sembra Paola Portalia. Se è Paola Portalia, anche se dovrebbe stare in America, ma c'è anche in Giappone. È un po' strana la cosa. Questa è l'evoluzione del razzo galattico, non credi? Wow, sono tutti fantastici. Eccola, Paola Portalia. Ciao, anche tu sei interessata allo spazio? Credi agli UFO? Certo che ci credo. Ragazzina, sveglia. Gli UFO esistono, che se ne dica. Paola Portalia ha trovato l'ultimo numero della rivista Fancy Death. Cos'è questa rivista? Sembra fantastica! Questa è Fancy Death, la rivista del mistero. Una rivista del mistero è tipo super mega fantastico, dove la compro? Spiacente ragazzina, ma non sarà così facile. Questa rivista non è in vendita. Che cosa? Davvero? Purtroppo sì, non posso darti questa copia, è l'ultima uscita. Qui però abbiamo alcune delle uscite precedenti. Sì. Uscite precedenti? Intende dire che sono copie vecchie pubblicate prima, giusto? Esatto, tieni, questa è per te. Davvero, la ringrazio. Numero 12. Ah, e prima che tu vada, è probabile che ci rivedremo mentre faccio ricerca sui portali. Sta parlando dei portali bizzarri. I portali bizzarri li abbiamo già visti in Yo-Kai Watch 2 per ben 3 volte. Beh, a dire il vero sarebbe una sola, però, dato che sono 3 copie di gioco. E in quel caso mi darei una mano, vero? Ora devo tornare negli USA. Ci vediamo. Oh, ecco perché stavo in America. Ci vediamo in giro.
Bene, cercherò gli altri capi di Fancy Dead e i portali bizzarri. Non riuscirò mai a rimanere concentrata su una cosa alla volta, Ma cosa? La senti quest'aura? È fortissima! Arriva da quella porta! Sul serio? Credo che quella porta conduca agli archivi. Sì. Per attivare intreccio storie... Yo-Kai Watch 3 ha due storie, quella della girl e quella del boy. Quando le due storie si incrociano vedrai un intreccio storie. Scambia spesso i protagonisti così non ti perdi niente e non ti blocchi. Mettiamo che ti blocchi nella storia del boy, prova a passare alla girl. Troverai degli indizi su come proseguire, ci puoi scommettere. Quando ottieni un indizio importante per altra storia ti becchi un intreccio storie. Vai a trovare Fiammocchio, scambia i protagonisti e that's it. Proviamo l'intreccio storie? Io non l'ho mai provato sull'altro gioco, su Sushi. Per stavolta proviamolo, vediamo che succede. Non sono bloccato, però vediamo come va. Andiamo in America, dai. Cambiamo scena. Vediamo come va, dai. Andrea, è mattina, forza Andrea, svegliati! Whisper, altri 5 minuti, ok. Questa non è casa mia, dove sono? Stai ancora dormendo, ricordi? Siamo degli USA, questa è la tua stanza. Sai, la stanza dove ti sei appena trasferito? Ah, già, certo. Forza, andiamo, che emozione. Ehi, non ti ho mai visto in piedi a quest'ora. Per forza, se Whisper mi sveglia. Che c'è, mamma? Potresti passare dall'ufficio di tuo padre mentre sei fuori a giocare? L'ufficio di papà, perché? Tuo padre mi ha detto che vuole mostrarti il suo nuovo ufficio. Ha detto che è molto chic. Wow, grandioso! Ti ho disegnato una mappa dell'ufficio, dagli un'occhiata prima di andare. Dalla casa nostra, dritto, 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 lì in alto. Più facile di così. Ok, dai. Bene Andrea, ora cambiati così usciamo. Ok. Quel ragazzo di nome Wyatt. Dimenticavo che negli Stati Uniti indossano tutte le scarpe in casa. Prima che inizi la scuola, Andrea, meglio sapere di più su questo paese. Andiamo a vedere come si vive negli USA. Mi pare giusto, no? Andrea, dove si va oggi, Gigna? Dove possiamo andare? Io avrei un'idea. Dentro Ostrello? Capisco. Dentro Ostrello è qui da molto prima di noi. Quindi chiedi a lui per informazioni sugli USA. Dentro Ostrello, vi viene in mente qualche posto? Direi che il Rivo del Nord è carina. Ci sono fiumi impetuosi e tira sempre una leggera brezza. C'è un'area shopping a Mercato Magazzino numero 3. Ah, perfetto. Sì, è una destinazione popolare per le vacanze qui negli USA. Oh, così c'è scritto su internet. Non c'è sempre da fidarsi di quello che si legge su internet. Non ci sono stato di persona, non esco molto di casa. Non ci sei nemmeno mai stato? Scusate, scusate. Sembra che il gelato di Riva del Nord sia molto ben recensito online. Gelato? Io sento l'acquolina in bocca. Bene, sembra un posto divertente. Andiamo a Riva del Nord. Questo episodio sarà leggermente più lungo. Dovrebbe venire leggermente più lungo, perché comunque sia è l'intreccio storie. E dovremmo anche conoscere Paola Portaglia. Presto, molto presto, anche qui in America. Sembra che abbiamo ospiti. Andrea, può andare alla porta? Va buone, e chi sarà mai? FBY! FBY! Buongiorno, il mio nome è Blatter e lei è Sally. FBY! Oh, ma tu sei il ragazzino di prima! Allora è qui che... di prima, di ieri! Allora è qui che vivi, Sono di nuovo quei due della scuola! Ma sì, stavano indagando sugli UFO, non è vero? Stiamo conducendo un'indagine su un UFO che si è schiantato fuori città. Però mi sembra di capire che tu ti sei appena trasferito qui, giusto? Esatto. Immagino che allora sia utile fare domande anche ai tuoi genitori. Blatter. Blatter?
Ancora non sappiamo nemmeno se quello è un UFO. Potrebbe essere un semplice meteorite. Priva di fantasia come sempre, Sally. Se quello che si è schiantato fosse solo un meteorite, non si spiegherebbero le dimensioni del cratere che abbiamo visto. Inoltre non c'era segno di meteoriti nel luogo dello schianto. Strano, no? Beh, non lo sappiamo, no? È per questo che stiamo indagando. Dritta al punto come sempre, Sally. Vuoi sentire la mia versione dei fatti? Non ci tengo particolarmente. Beh, allora forse mi vuoi ascoltare tu, ragazzino? Tanto che ci siamo. Fantastico! I ragazzini come te sono sempre molto curiosi. Blather, per favore, parla e falla finita. Molto bene. Se le mie analisi sono corrette, credo che qualunque cosa si sia schiantata sia poi volata via da qualche altra parte. Rifletti, quale meteorite cade e poi riprende il volo? Per me non c'è ombra di dubbio, deve per forza trattarsi di un UFO. Certo, come vuoi, Blather. Ora possiamo riprendere le indagini? Va bene, alla prossima, ragazzino. Il mistero dell'UFO. Che strana coppia. Già. Allora andiamo a prendere questa gelata, gna? Sì! Sì, andiamo! Arriva del nord, arriviamo! Ok, bene, dobbiamo andare in alto. L'ufficio postale e... Aspetta, ma possiamo trovare degli yokai qui? Vediamo un po' che c'è di bello. O cos'è? Che yokai è? Lette rotta. Giuro che non l'ho mai visto prima. Vai, prendiamo tutte e tre. Ma ti strappo io, ma stai zitta. Melmar ancora, no, da... No, 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 no. Dai però. Vabbè, i punti li prendiamo lo stesso, chi se ne frega. Scusatemi. Ah, però niente. Però era interessante quello yokai, fighissimo. Lette rotta. Ok, cerchiamo di non consumarci tutta quanta la stamina. Anche se dovrebbe esserci un'altra lette rotta qui vicino. Vediamo un po'. Sì, eh. Eccola! Combattere così mi riduce a pezzi. Potresti prenderti cura. Certo che prendo cura di te. Lette rotta. Lette rotta. Continuiamo ad andare avanti. Boh, c'è davvero un bel po' di strada da fare. Eccoci qua. Le Nord. Ah, arriva del Nord. Non è le Nord. Heavy Rock. No. Dai. È un riferimento a... Che è un riferimento all'Hard Rock Caffè. Che c'è? Allora, dove si va adesso? Vediamo. Gelato, niente. Dove altro volete andare? In effetti dentro la strada diceva che il gelato qui è eccezionale. Vediamo. La gelateria si trova al mercato magazzino numero 3. Perfetto. Andiamo al mercato magazzino numero 3. Sì, ma la vecchia qui deve passare. Ok, si può pescare a fiume. Ottimo. Ok, qui abbiamo invece il municipio, che non ci serve per ora. Più avanti ci pensiamo. C'è un fast food lì in basso. Oh, eccolo qua. Bene, nessuno ci ha acciaccato. Quella carne qui. Aspetta un po'. No, niente, sembrava un oggetto. Quanta roba, ragazzi. Fantastico. Soft cream. Ecco qua. Ecco qua, un conoggiato arcobaleno. La nostra specialità. Wow. È enorme. Ed è così colorato. A Valdoro non ho mai visto colori del genere. Caspita, non riuscirò mai a finirlo tutto da solo. Non ti preoccupare, Andrea, ti aiutiamo noi, sì. Mia. Certo, saremo felici di concederti la nostra assistenza.
Non ti preoccupare, signora, parlo da solo, ma non è il caso. È normale. Cavolo, bello davvero. Non si mangia così il gelato, Nathan, col cucchiaio. Lo prendi tu quando tutto quanto in bocca e poi ti si congelerà il cervello e morirai male. Però almeno tutto in una volta. Gna, è così dolce e rinfrescante, gna. Questa crema è ottima, adesso è venuta dal punto giusto. Se questo è un assaggio di quello che ci aspetta di Gnusa, voglio tutto il piatto. Ah, che bontà, sono pieno. E ora che facciamo, gna? Che vi dire andare in esplorazione? Bene. Andiamo all'exploration, allora. Oh, dobbiamo uscire già? Peccato. Siamo stati così poco qui dentro che non ho avuto neanche tempo di vedere quello che ha da offrire. C'è di tutto. È un magazzino aperto, praticamente. Ok, posso visitare meglio la città. Quindi dove bisogna andare, di preciso? Devo visitare meglio la città? Miau! Miau! Che c'è, Shibanyan? Sembra che tu abbia visto un fantasma. Io riesco a sentirlo. Sta arrivando, gna. Sta arrivando qualcosa? Pronti a miau! La mia nemesi, un camion, gna. E non un camion normale. Questo è grosso, gna. Eccolo. Sta arrivando. Ma che miavolo! Oh no, è davvero enorme! Gna? Emi! Io... non mi farò battere da un mio stupido camion! Va così? In teoria dovrebbe portarselo appresso, perché comunque sia con la forza di inerzia lui rimane lì aggrappato al camion, perché il camion va in quella direzione, lui viene colpito al centro del suo corpo, quindi si piega in avanti, dovrebbe rimanere lì, però la gag è comunque divertente sempre. Povero Shibanyan, è mezzo morto, cioè mezzo morto nel senso più morto di quanto non possa essere uno yokai. Wow. Shibanyan, stai bene? Quei camion sono troppo grossi. È tutto più grande negli USA, specialmente i camion. Ci sono molte cose a cui dobbiamo abituarci. Non siamo più a Valdoro. Non è giusto, gna. Voglio tornare a Valdoro e affrontare i camion normali. Avanti, di sicuro ci saranno tante cose divertenti da fare qui. A proposito, ho appena visto un macchinario dall'aspetto bizzarro. Un macchinario dall'aspetto bizzarro? Sembra da Slot Kai. L'ho vista mentre atterravo, dopo essere stato colpito dal camion. Siamo negli Stati Uniti, non ci sono Slot Kai qui. Ma io l'ho vista, gna. Se volete vederla, basta andare nella foresta oltre a Piazzale, gna. Beh, c'è solo un modo per svelare il mistero. Andiamo! Quindi andiamo a prendere la Slot Kai, la prima vera Slot Kai. Almeno so come intitolare questo episodio. Intreccio di storie. Guarda che bella l'America. Ma c'è un 7-Eleven! Beh sì, in America i 7-Eleven spopolano. Ah, lì c'è la giostra. Ci andremo in un secondo momento. Quando le forze ti abbandonano, usa un energy drink Vigorium. Ti rimette al mondo. Beh, qui in America ci vuole, eh. È davvero immenso il paesaggio. E mi piace molto. Energia per 30 secondi, vai. Oh. E questa è la slot che hai visto, Shibanyan? Gna? Sì, gna, è proprio lei, gna. In effetti le somiglia, ma a vederla meglio è diversa. Questa non è una semplice slot Kai, ci potete scommettere. Oh mio Dio. Oppure non mi chiamo Mr. Golden Buff. Oh, lei è Golden Buff, finalmente ci incontriamo. Voi due vi conoscete? Ebbè,
Beh, chi non vorrebbe conoscere un tipo con quei baffi? Ma l'hai visto? Whisper, non riesci nemmeno a dare una risposta precisa? Insomma, che cos'è questo aggeggio che sembra una slot kai? Questa gioiellina è un'esclusiva USA. Una ruota sogno, sì signore. Una ruota sogno? E in cosa è diversa dalla slot kai di Valdoro? Girate la ruota, e se colpite il bersaglio vi beccate un bel gingillo. La mega galattica slot kai degli USA, la ruota sogno. Poi sarà le monete gioco al posto delle monete slot kai. Ma la ruota sogno non è un semplice gioco di fortuna. Il punto in cui si ferma determina il premio che otterrai. Controlla lo schermo superiore per scoprire quali premi puoi vincere. In base a quella moneta che uso avrò accesso a premi diversi. Le slot kai degli USA sono grandiose. Certo, negli USA tutto è grandioso. Dammi una U, dammi una S, dammi una A. Prendete questo. Sarà scriptata? Grazie Mr. Goldenbuff. Allora Andrea, che ne dici di provare la ruota sogno? Forza, proviamo. Scriptata nel senso che ti capita sempre lo stesso oggetto qualunque partita inizi. Wow, stemma malvagio. Nel senso che tu quando usi una moneta, in genere quelle quando inizi una nuova partita sono tutte quante programmate per quello che ti uscirà. Però la prima moneta che usiamo ci dà sempre lo stesso premio? Quello mi chiedevo io. Maledetto. Vabbè, Vigorium Alpha non è che ora ci serva particolarmente tanto, eh. Però, meglio di niente. Dunque, queste sono le slot kai degli USA piacevolmente diverse, non trovate? Già. Ah, c'è un'altra cosa che devo dirvi. Avete presenti frammenti spettrali? Portatemi lì e vi regalerò un po' d'aura. Laura può fare cose incredibili. Ma Laura non c'è. Fatemi un fischio se volete saperne di più. Va bene. Ce l'abbiamo fatta! È bello sapere che ci sono slot kai anche qui, non è vero Andrea? Adesso potremo ottenere più medaglie sogno. Beh, meno male, visto che abbiamo perso tutte le nostre. Ne avevamo così tante. Oh. Ah, già Andrea? C'è un molo qui vicino? Che dici di andare a vedere? Che dici? Beh, modo di cambiare discorso, gna. Ragazzi! Non vorrei farlo, ma abuserò leggermente, ma leggermente davvero, dei codici QR che potete trovare anche voi su internet per trovare un po' di yokai con la slot kai. Vorrei trovarne almeno due di yokai forti per il team, comunque sia, per il team che poi andrà a combattere contro il boss finale. Vai là, Andrea! Siamo tutti a parco, ti vuoi mica di unirti, Andrea? Cosa? Ah, questo è Andrea, è un forestiero appena smontato qui. Piacere di conoscervi. Bene. Wayla, io sono Sue. Wayla, sono Mary Lou. Ehi, Andrea, tu hai la nostra età, quindi verrai nella nostra school, right? Sì, credo di sì. Beh, wonderful, spero che capiti nella mia classe. Largo, largo! Che succede? Mamma mia. Oh, au, 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 au. Tipo Mario. Au, 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 au. No, tipo Todd. Mamma, che volo che ha fatto. Wyatt, tutto ok? Ci puoi giurare? Però in giapponese rideva shi, 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 shi. Tipo Scott in Azume Eleven. Wyatt? Wyatt è il nostro compagno di classe, è un grande. Capisco. Come on, andiamo a fare una gara di biciclette. Oh, well, ottima idea. Ok, vengo anch'io. Ah, una gara di biciclette, ma io non ce l'ho la bicicletta. Sono Andrea, mi sono appena trasferito, piacere. Oh, qui non stringete la mano agli amici? Come come? Ehi, non siamo ancora amici, ok? Ah. Hello darkness my old friend. I've come to talk. Vado a piangere in un angolo.
Che dici? In un angolo buio, così nessuno mi vede. Andrea. Andiamo al molo a tirarci un po' su. Sì. Per ora sono triste. E siccome sono triste ci andiamo nel prossimo episodio. Va bene Cucci, questo video termina qui ed io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. È leggermente più lungo ma va bene lo stesso. Dovevo farlo in questa maniera questo episodio perché serviva a far capire l'intreccio delle storie, che però alla fine non serve a nulla generalmente, eh. Ad ogni modo vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo più tardi con il video delle 7. Bye bye.